Siamo in compagnia della vicepresidente e assessore all'agroalimentare della Regione Toscana, all'anteprima del vino nobile. Allora, da qualche giorno l'assessore è impegnata in tutte le varie anteprime in Toscana. Qual è, diciamo, l'idea che si è fatta, lo stato di salute? È un momento comunque importante per la ripartenza di tutto il settore dopo un anno e mezzo drammatico. Ma credo che ci sia grande entusiasmo, grande voglia di ripartire e nello stesso tempo anche grande attenzione alla qualità e al valore dei nostri prodotti, dei vini, dei nostri consorzi e anche grande capacità di porre attenzione non solo al vino ma anche al territorio, alla rinascita anche del territorio, perché il territorio può essere un elemento di attrazione straordinaria nel prossimo futuro per il ritorno del turismo e quindi per riuscire a rappresentare quindi anche un elemento di traino per i nostri prodotti e per la qualità della nostra produzione vitivinicola. Ecco, abbiamo visto insomma i numeri, questo anno è stato difficile per la chiusura del canale Horeca, per la chiusura della ristorazione, di tutto quello che è il turismo che non c'è stato, però comunque sono aumentati i consumi interni in Toscana di vino e poi tutte le aziende si sono riorganizzate dal punto di vista di promozione, di marketing e quant'altro. Questo può essere, diciamo, un punto di partenza importante per il futuro da ora in poi, insomma, sperando di tornare alla normalità. Sì, credo di sì, ho visto che le aziende hanno approfittato di questo periodo proprio per riorganizzarsi, per migliorare e crescere in qualche modo ed essere pronti per ripartire in grande stile. Io penso che i grandi marchi, le etichette conosciute, diciamo così, abbiano sofferto sicuramente di meno del resto della nostra produzione, che comunque un po', nonostante la qualità, nonostante esprimano grande valore, comunque un po' hanno sofferto per la chiusura dei ristoranti, per la chiusura degli alberghi, delle enoteche, degli agriturismi e quindi insomma un po' di sofferenza l'ha vissuta anche il settore enologico e quindi insomma noi speriamo davvero che con il ritorno del turismo, con la riapertura degli esercizi commerciali, questo settore del vino, che per la Toscana è importantissimo non solo in termini di PIL ma in termini di qualità, di nome della Toscana nel mondo, ma anche in termini di occupazione, possa riprendere e possa ripartire a pieno ritmo. Mi pare le condizioni ci siano, io girando queste anteprime ho visto grande entusiasmo, ho visto anche una produzione quest'anno di grande valore e quindi penso che tutte le condizioni, gli elementi per ripartire bene e tornare ad essere, diciamo, tra le prime regioni nel mondo per la produzione vitivinicola, credo che ci siano tutti i mezzi, gli strumenti e le condizioni per esserlo.